Siamo pronti! Stiamo per fare una sorpresa a Jacopino. Non so se ve lo ricordate, lui. Quest'anno siamo tornati a casa di Jacopino per registrare un'altra prova a non ridere challenge, che è tipo una poltrona per due, un appuntamento natalizio, non so. Quindi torniamo a casa di Jacopo. Intanto abbiamo portato anche uno special guest a casa di Jacopo. Ciao Sam. Ma il papà o Sam? No, papà, Sam, vabbè. Dicevo, adesso andiamo a fare la sorpresa a Jacopo, che non sa che sono qua. E allora, è cresciuto un sacco in quest'anno. Ciao! Come stai? Ciao, tesoro. Che abbraccio gigantesco, neanche mia mamma mi abbracciava così. Anzi, quando tornavo qui quattro, mia mamma, è un casino. Ciao, ti siamo venuti a disturbare, abbiamo portato i compiti via, non se ne niente. Ti ho portato lui, te l'ho portato a casa direttamente. Un istrice con l'apostrofo o senza. Infatti, aspetta. Aspetta, lì c'è documentazione. Non guardare, okay. Non si darò la risposta. No, Con. Sì. Dicevo, ti ricordi quello che ti non dovevamo ridere? Sì. Quello, la facciamo un'altra volta. Sì. Facciamo quello. Hai visto? Semplice, fai video. Ti ricordi come si chiamava? Prova a non ridere challenge. Questa è già la prova a non ridere? No, perché sto già perdendo. Secondo me anche il cane ha perso. Stai fermo! Testate in 3-2-1. Invece no. Madò! Che male! Che male! Madonna! Guarda che male! Questo è fatto malissimo. Senti lo schiaff proprio. La senti proprio? Come ha fatto a distruggersi? Si è distrutto. Come? Vabbè. Mi ha fatto ridere il bambino alla fine, faceva troppo ridere la risata del bambino. Mi si è fatto malissimo. Insegnante, ci insegni come si vive. E questa è la risposta. Si vive così. Questo video è bellissimo, lo do già. Tutto dico. No, l'ha perso. Cos'è che si è stato? Madò, che tempismo incredibile. Aspetta. Che male. Una volta l'ho fatto anch'io a scuola. È un film. È un a ralenti è caduto, aspetta. No, vabbè. Questo era geniale. Era geniale. Bellissimo. Si è preso malissimo. Dov'è che va quella? Vabbè. After 1 hour of trying to put Adam to sleep. Adam, no. Come here. No, ah già che cade. Ok, me lo ricordo anch'io. Questo lì cade addosso. Oddio, cos'è successo? No, te lo ricordi. Era qui. Questo è Cristiano, eh. Questo è Cristiano, guardalo. Proprio sotto l'incro. Questo è un fenomeno. Bravo, così si fa. Ma la gente non ha la coordinazione. Ma la gente non ha la coordinazione. Allora, il fuoco. Si è mangiato la canna. Come? Ok, la torcia umana. Complimenti, che figata. Are you people? È una specie di macchinina. Spaventata a morte. Quindi se va a suonare muore. Vado! Come ha fatto? Dude Perfect! Guarda che roba! Sì, è vero. Hai visto Dude Perfect? Boom. No, che genialata! Non è vero. Questa è veramente figa.
No! Questo l'avevamo forse già visto. No. Vabbè. Allora, secondo me ha vinto il cane. Sì. Ha vinto Sam. Perché non ha riso sia ma delle... non è che stavo giocando. Non stava giocando. Allora, tra noi due. Ho vinto ovviamente io. No, siamo a pareggio. Siamo a pareggio, conta lui. Chi è che ha vinto? Ma vabbè, Lorenzo... facciamo carta forbice salata. Come carta forbice salata? Non si mi gioca. Mi ricordo che ero allora, così. Non si gioca così, in realtà. Però vabbè, non importa. Io non so quanto siamo. Cosa vuoi? Parla con i tuoi fan. Io non so quanto siamo, perché il conteggio lo faccio in editing. Non è che li tengo tutti a mente i punti. Quindi sapete voi chi ha vinto. Però. Cosa vuoi? Io sto parlando con questi nipoti. La Divina Commedia, Steady. Vabbè, io vorrei concludere decretando il vincitore e non riesco a farlo perché questi stanno a parlare da un'ora e mezza. Cosa si devono dire? Carta, forbice, sasso. Ci hai messo un'ora e mezza per dirgli sta roba qua. Cos'è? Il cane ho vinto. È proprio tuo nipote, no? Siete proprio della stessa famiglia. Si vede. Complimenti, bra. Hai vinto. Ha vinto. Vabbè. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. È stato. È da un secolo che non facevamo una prova a ridere il canale. Facciamo anche l'anno prossimo. Anche fino a quando avrai 30 anni. Andiamo avanti così. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto. E finché tu non avrai 100.